avvicinano a te per volerti molestare. Vendi fuoco, ti ammazzo, muori, oh, muori, bene. Ok, adesso, adesso sinceramente volete sapere, ho l'imbarazzo nella scelta per dire, va bene, vado a visitare questa grotta piuttosto dell'altra. Visto che penso siano tutte collegate e tutte valide, siamo qui, proseguiamo da qui e vediamo cosa ci riserva il destino. Secondo me, in questi punti, ci sono tante di quelle chest utili e nascoste che neanche immaginate. Io tappezzo il tutto di luci, intanto per ricordarmi che ci siamo già passati, e così in futuro non diciamo, vabbè, ma qua ci siamo stati, abbiamo già esplorato, così non perdiamo tempo in futuro. Quindi meglio perdere un po' di tempo prima e risparmiarlo dopo quando si va magari alla riesplorazione. Fatemi vedere, qua c'è dell'acqua. Quest'acqua che conduce miseramente ad un buco al centro della stanza, se non avevo visto male. Esatto, conviene chiuderla? O conviene lasciarla aperta? Non lo so, in questi casi cosa conviene fare. L'acqua spesso ci tiene lontani i mob e lontani dalla lava. Però ci fa anche rischiare di rimanere bloccati e morire, quindi non voglio rischiare. Mettila, leva la scia d'acqua, bene, scendiamo. Ciao stronzetto, se pensavi di salvarti, beh, ti sbagli. Anche perché ti becchi due spadate di diamante in faccia, adesso ci muori. Siamo ricollegati con qualcosa. No, quello ce l'ha portato giù la corrente d'acqua, ok. Sempre stare attenti a dove si sta mettendo i piedi. Allora, qui sotto potrebbe esserci il vuoto. Ogni volta che scaviamo potrebbero esserci delle trappole. Quindi io direi di fare molta, ma molta attenzione. Perché non siamo in un mondo normale di Minecraft, ma siamo in The Fall of Art, il continuo della mappa di Island of Junara. Cioè, il suo creatore ha detto, Stepney non era soddisfatto di tutte le morti raggiunte in The Island of Junara? Creiamo The Fall of Art. Questo è stato il ragionamento del creatore, quindi fate voi, fate voi. Bene, allora, mangia la pagnottozza. Andiamo avanti nella nostra grotta della morte. Sarà da bloccare anche quel corso d'acqua sicuramente. Meglio mettersi una torcia qua e salire, 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 salire. Io non penso si debba scavare per trovare tipo dei dungeon grossi. Cioè, in teoria dovrebbero portarci queste grotte, questi tunnel a questi dungeon. Quindi io lo spero sinceramente. Dove ci sono magari mob più in gruppo dove possiamo massacrarli tutti. Sento uno zombie, dove ci sono chest, dove ci sono magari chest, dove sì. Chest, dove ci sono magari chest, dove ci sono magari chest, dove ci sono le selle, dove ci sono le targhette, queste cose qua. Allora, fatemi vedere, con calma. Ecco qua, allora, prima chest l'abbiamo chiamata col suo carrellino. Raccolgo il ferro, che è la cosa principale. E poi vediamo cosa c'è al suo interno. Dai, dai, ti prego. Lapislazzuli, semi d'anguria e lingotti d'oro. Non molto utile, non molto utile, perché io, ragazzi, voglio... Qua è interessante. Vedete? La grotta si è ricollegata all'altro pezzo. Cos'è quel coso là? Scheletri, ok. Là c'è una... Vedo una chest. Quella chest sicuramente ci avrà un'arma potentissima al suo interno. Quindi, allora, non lasciamo niente alle spalle. Per esempio, i funghi ci possono servire per fare le zuppette. E qua, vedete, prosegue. È immensa. Io penso che questa mappa sia immensa. E pensare, ragazzi, che prima di trovare il coso per scendere, quella lì, insomma, il fulcro di The Fall of Art, io pensavo che la mappa finisse, che ne so, in una decina di episodi. E quindi, cioè, un po' mi dispiaceva perché ho detto, ma come? Cioè, The Island of Junara dura tipo una ventina di episodi e questa meno? Che cavolata è? Ok, guardate un po'. Siamo al bordo del mondo, il che vuol dire che qua c'è il rischio di lag e crash, quindi ci allontaniamo. E qua quindi significa ci avviciniamo a un precipizio. Eh sì, eh sì, eh sì. Quindi io direi di non scavarsi sotto i piedi, fare molta attenzione in questo punto, perché i pericoli sono in ogni dove, in ogni che, in ogni dove. Va bene? Quindi andiamo dove avevamo visto gli scheletri, mi sembra di qua. Oh cazzo. Cioè, il bello di queste mappe è che sono immense. Sono immense. Quindi non sai mai qual è la scelta giusta piuttosto che la scelta sbagliata. Che cavolo. Passiamo di qua. Però sto dicendo che voglio andare a prendere a vedere cosa c'è nella cesta e poi mi allontano. Lo so, mi dispiace. Però vedete che ci sono un sacco di cose interessanti e io non voglio lasciare niente indietro. Bene, qua c'è sicuramente un proseguo, ci sarà da scavare, ma andiamo prima dove abbiamo visto che c'è già qualcosa. Qui si è spenta la luce perché abbiamo tolto la lava. Bene, scendiamo da qua. Era qua? Oh cazzo. Oh merda, ok. Ok, iniziano a esserci i primi bug mentali dove noi ci smarriamo.
Siamo arrivati tutto dritto d'acqua giù, quindi non facciamo sciocchezze. Non siamo arrivati da qua giù. Bene, Steph. Allora, riassetta un attimo i tuoi assetti nella mente e capisci, ok, sei arrivato da qua. Da qua, da qua, da qua. Perfetto. Perfetto. Allora, adesso ci sono gli scheletri. Gli scheletri sono sinonimo di caduta. Bravi, vedo che siete preparati. Quindi, prima di avvicinarsi alla chest, controlliamo che la zona sia sicura. Per esempio, questi rumori molesti che io sento intorno a me non significa che sia sicuro, anzi, tutt'altro. Quindi ora mi metto un attimo qui, faccio un attimo il punto della situazione, creo subito delle torce perché non ne ho più. Quindi prendi questo, crea. 8, 8 per 8, 8 per 4, 32, 40 basteranno. Bene. Là continua il dungeon, là ci sono materiali, minerali, lava. Lava come lava, è da dove siamo arrivati. Bene. Voglio passare di qua perché ho visto la chest, no? Ciao Ciccio, beh. Ah, ok. La cesta è in un minecart. Di solito le ceste nei minecart non hanno chissà cosa. Pensavo fosse una di quelle ceste, come in Desan Dugunara, di quelle che, boh, hanno un'arma potenziata, un'arma divina, un artefatto. Cosa stai facendo? Mi lasci in pace o no? Schifo, merda, maledetto mucchietto d'ossa schifoso. Te zombie, resta pure qui a crogiolarti, a farti... Oh, dov'è? Oh, cazzo! Da così lontano? E... Allora, intanto non ci siamo capiti. Non ti permettere di tirarmi le frecce in faccia. È che sono tuo amico? Non credo proprio. Cioè, dimenticatelo. Mangia il pagnotto, la pagnottozza. Mangia, mangia. Andiamo a uccidere quello schifo. Vieni qua, te. Prima ti uccido, prima posso vedere qual è la mia ricompensa nella chest. Vai, morto. Livello 14. Non siamo... Siamo morti solamente una volta. Ferro, rotaie, carbone. Come volevasi dimostrare... Nelle ceste non c'è mai un cazzaccio di niente. In quelle dei binari, sì, che le fanno schifo. Che poi probabilmente è caduta da sopra. Che qua sotto non vedo rotaie, quindi è arrivata sicuramente da sopra. Ciao amico Fritz, muori. Buono. Quella discesa di lava ci portava qua sotto dove non c'è granché. Quindi a meno che non si debba scavare, io faccio un altro giro di perlustrazione sopra. Perché col cavolo mi addentro nella lava. Col cavolo. Quindi prendi quest'oro. Oro come oro. Forse abbiamo già abbastanza materiali per fare un viaggio di ritorno alla base. Secondo voi ce l'abbiamo? Non lo so. Non ne ho la più pallida idea. Però prendo questi perché i lapislazzuli li scambiava l'omino della ringola giù al villaggio. Vi ricordate, no? Ci diceva... Anche la pietra rossa? Secondo me sì. Avete presente nella Technic Pack avevamo una delle cose più fighe che sicuramente inserirò nel nuovo pacchetto di mod, quando inizierà la serie con Surya nei prossimi giorni, che era il Transmutation Table. Ve lo ricordate il Transmutation Table? Quello sì che era veramente una cosa figa. Cioè, io facevo quella serie principalmente per quello, perché potevi avere tutti i materiali che volevi a seconda di ciò che ci inserivi dentro. Cioè, era una cosa strafighissima. Ok, quindi io spero ci sia. Io lo metterò sicuramente, blocca la corrente d'acqua. Non c'è niente, però là prosegue. C'è sempre un proseguio. Dobbiamo ricollegare almeno un minimo questi aggeggi. Questi tunnel che fanno da, come si può dire, metro interna alla nostra Fall of Arta. Dobbiamo ricollegarli con dei tunnel in modo da avere accesso a tutto. Intanto l'acqua là si è buggata. Adesso sparirà prima o poi. Metti le torce. Tappa anche qui. Ok, le rotaie, boh, io le prendo, non penso saranno utilissime. Però possiamo sempre fare un percorso di rotaie tra la nostra base, quella iniziale, e quella dove siamo adesso, dove ci siamo trasferiti. No? Questa dovrebbe essere una cosa interessante. E qua dietro dovrebbe esserci qualcosa di interessante. Vero? Cos'era quel rumore? Ragazzi, sono io un... Cioè, ho le visioni e le allucinazioni... Ho sentito il rumore di Herobrine. Che in questa mappa non ci dovrebbe essere in teoria. Quindi è più una possibilità di allucinazione che una cosa vera. Mi sto cagando addosso. Prendi questi, leviamoli, che ci servono più a noi che allo scenario di queste grotte, questi dungeon. Comunque, man mano, ragazzi, se ci pensate, Minecraft sta acquisendo. Certo, è molto lentamente, però cose interessanti. Alcuni ragazzi mi hanno parlato un messaggio privato su Facebook, che poi vi dico, non è vero che non li leggo, cioè io li leggo quasi tutti i messaggi, cerco di farlo. Magari non posso rispondere a tutti, perché molte magari sono informazioni che cercate di darmi.
Ecco, una di queste era tipo, oh, semi d'anguria, non le avevo viste, questa è una cosa buonissima. Una di queste informazioni, ragazzi, era tipo, che ne so, Stepan ha aggiunto dei, come erano? Tipo dei dungeon sottomarini, difficilissimi da trovare. Ora, io non ho idea di dove possano essere questi dungeon sottomarini. Se lo sapete, fatemi, non lo so, un fischio. Ad esempio, se mi fate creare un mondo con il seed dei dungeon sottomarini, andiamo a darci un'occhiata. Avete detto, c'è un nuovo materiale, tipo la spugna, qualcosa del genere. Non ricordo bene. E anche dei nuovi minerali. Ora non mi ricordo questa cosa di preciso, se era così o no. Comunque, io avrei piacere, senz'altro, a darci un'occhiata. Però a questo punto è lasciato così, non va bene. Cioè, io che mi sono scordato di metterci le torce, sono un pirla. Sono un pirla. Allora, speriamo sia nato il grano, così vediamo di portare la pecora in base. Iniziamo a farmare, eh. Vieni qua, allora, lingotti d'oro, qua, cucina, toh. Lingotti di ferro, prendili, prendine la metà, cucinali. Stessa cosa vale per questi. Abbiamo un bel bottino, ragazzi. Io direi che già dal prossimo episodio possiamo andare a fare un salto nella nostra base di villaggeri, dove c'era un solo villaggero, è vero, non base. E aspettate, qui devo zappare, altrimenti non può nascere l'anguria. Ok. Ah, comunque, ragazzi, passate, mi raccomando, dal secondo canale, perché c'è un episodio dell'anguria ad oggi, ovvero la serie hardcore di Minecraft, sul secondo canale, quindi fateci un salto. Bene, qua dentro lascerei solamente ciò che riguarda le piantagioni. Dov'è andata? Ecco. Ho fatto un grave errore io. Fatto un errore imperdonabile. Cioè, io ho lasciato la pecora andare a giro quando ci sono cose di lava ovunque e lei si poteva suicidare in qualsiasi momento. Pessimo step. Pessimo step. Invece di progredire. No, invece di progredire, regrediamo. Vabbè. Ma prendo questi cosi, nonostante siano carini esteticamente, però voglio farci la barriera al pecorozzo. Vediamo se. Ecco, mi serve anche un crafting sopra. Vedete, crafting everywhere, perché poi si fanno le barriere e non si può accedere ai crafting. Quindi mettilo qui in angolo e mi sono tolto il piccone. Tanto è sempre così. Quando ci serve qualcosa nell'inventario, noi la togliamo. Allora, ma che si faceva? Questi si facevano così. Accidenta a me, accidenti proprio a me. Prendi questo e fai intanto uno di questi e poi uno degli altri. Che hanno cambiato il crafting delle staccionate, ragazzi. Un tempo erano 6 stecche, adesso sono 2 di questi e 2 di questi. Che in teoria è effettivamente il vero crafting, cioè il crafting iniziale gli aveva andato, non era quello idoneo. Buono. Ok, adesso sì che mi piace di più. Ti è ora stai buona, non puoi più andare di là. Se vuoi puoi andare in camera mia, ma guarda, io eviterei anche che tu mi caghi sul letto, eh. Che ne dici? Quindi ti blocco anche il passaggio a camera mia. E non se ne parla più, va bene? Vai, alla grande. Allora, dormiamo. Riposiamoci. Poi, se quando ci svegliamo è nato il grano, proviamo a prendere la fottuta pecorozza. Così ne abbiamo due e le facciamo riprodurre. C'è? Ancora no. Però voglio accelerare questo processo, ragazzi. Quindi, dopo aver accuratamente svuotato il mio fottuto inventario. Perché devo sbrigarmi, ragazzi. Quella fottuta pecora può cadere da un momento all'altro. Vi rendete conto o no di questa cosa? Io spero che ne rendiate conto. Che è un animale a rischio pericolo. A rischio pericolo. A rischio estinzione. Ne abbiamo solamente due. Dobbiamo trattarle con i pesci in faccia. Lascia questo, lascia questo, lascia questo. Lascia la roba che non ci serve. Le frecce ci servono più avanti. Non ho preso l'altro tipo di funghi. Sono un pirla. Sono un pirla. Va bene. Cos'era? Sembrava uno scheletro. Allora, mangia un po' di carne ovina. Bene, prendi l'osso. Con l'osso fai la farina. D'osso, ovviamente. Scendiamo giù. E trasformiamo intanto questi due più grandi. Uno e due. Bene, ci hanno dato quattro semi. E questo significa che la nostra piantagione prende sempre più forma. Questi due non dobbiamo occuparli perché dove deve nascere l'anguria. E adesso con. Aspettate, sì, ok. No, dicevo, cazzo, ma mi servono 3 per fare il pane, ma non devo fare il pane, devo semplicemente prendere quella pecora. Quindi allora io direi di farsi dei punti tipo così, dove la pecora può rimanere sospesa, ok? In caso dovesse cadere, una sorta di esoscheletro, vedete, del nostro percorso per prendere la pecora. Quindi mettiamo qua la sicurezza, qua un po' di sicurezza, capito? Cioè, noi la facciamo avvicinare e se lei, a parte era meglio forse farlo in obliquo, cioè un lato in un modo e un lato in un altro, forse sì, e forse è meglio farlo con le pietrame.
sì, perché risparmiamo materiali. 20. Oh, che cosa stai facendo, Step? Stupido psicopatico. Non ti azzardare più a rifare quello che pensavo di fare un secondo fa. Ok, perché è decisamente rischioso. Facciamo un esoscheletro così, inclinato. No! Non la voglio mettere lì. Allora, piccone, piccone, dove sei? Vieni qua. Spaccati. Allora, questo... No! Ma sono stupido! Allora, ragazzi, l'esoscheletro del percorso è stato creato. Però, prima di portare la pecora, vi lascerò un po' di suspense. Quindi, ragazzi, io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Oggi vi ho viziato, eh. 4 video, non ve lo aspettate sempre, mi raccomando. Ci vediamo nei prossimi giorni, nel prossimo video, da sempre è tutto. Bye!